Buongiorno a tutti, qui Giorgio e Martina dalla Corsica, il nostro quinto giorno di viaggio. Cosa facciamo subitissimo? Allora, visto che oggi c'è il sole, recuperiamo il punto panoramico che non siamo riusciti a vedere ieri a causa della pioggia. Sì, che è quello là. E il punto panoramico doveva essere Cap Pertusato, ma non siamo esattamente lì. Siamo prima del faro prima di Cap Pertusato. Prima del faro prima, sì, in realtà da qui si può vedere anche bene Bonifacio. Volevamo avere proprio questa vista, questo scorcio. Quindi, che ne pensate? Io direi, è una bella giornata. Sì. Proseguiamo verso nord? Sì, verso Porto Vecchio e vediamo alcune di quelle che sono considerate le spiagge più belle della Corsica. Siamo arrivati alla spiaggia della Rondinara, questa non è più la spiaggia, siamo già in mare e la spiaggia è una delle più famose di tutta la Corsica. Sì, quindi è un pochino affollata, ma è comunque bellissima. Molto bella. Ora posso scrivere. Tuffati! Aspetta, al tre. Ok, serio, così. Per quanto ci piacerebbe rimanere qui, abbiamo altre spiagge da visitare. Quindi cerchi di nuotare via da me. Va bene, altra spiaggia. Ed eccoci arrivati alla spiaggia di Santa Giulia. Che dobbiamo dire la verità, è super affollata. Abbiamo dovuto camminare tantissimo per trovare uno spot e prepararci il nostro picnic. Sì, si mangia. Sì, in realtà è al sole per necessità fotografica. Adesso lo tiriamo all'ombra. Decisamente. Bene ragazzi, dopo questo piccolo time lapse, prossima spiaggia. Siamo arrivati all'ultima spiaggia della giornata, come sentite le onde sono poche ma ci sono. Spiaggia Palombaggia. Sì, e ci siamo arrivati nel nostro orario preferito, ovvero quando tutti gli altri vanno via. Esatto, sono circa le 6, un paio d'ore e il sole va giù e tutti si stanno preparando poi per andare a cena. Seguiremo il consiglio, cioè seguiremo l'esempio. L'esempio. Ma mezz'oretta di pausa ce la prendiamo. Sì. Ci rilassiamo un po', facciamo una passeggiata e poi si va a mangiare. Centro storico di Porto Vecchio, noi nel frattempo abbiamo anche cenato al ristorante Furana, molto bello, di fianco alla porta della città, anche senza glutine, quindi approvato. Noi approviamo le cose. Ora però andiamo a montare il video e poi a dormire perché domani dobbiamo svegliarci presto. A domani.